Babbo! Ma non l'avevi visto? Niente. Oh, ma stai calmo, Sì, sto calmo. Si chiama progetto Metamorfosi, voluto dall'amministrazione comunale di Chieti, l'assessorato alle pari opportunità ed elaborato dal consultorio della cooperativa Alfa, finanziato dal bando della Regione Abruzzo, con fondi per le azioni di contrasto della violenza di genere e il potenziamento della rete regionale. Un progetto riservato ai soggetti maltrattanti che possono recarsi in un ufficio apposito di esprimere le loro criticità. Non è semplice, ma è comunque un binario da seguire. Il progetto è nato come risposta concreta alle attività di contrasto alla violenza di genere su Chieti e su tutto il territorio provinciale, dicono il sindaco Diego Ferrara e l'assessore alle pari opportunità di genere Chiara Zappalotto. Si tratta di una proposta che ci arriva, dice, dal consultorio della cooperativa Alfa, che con la coordinatrice Maria Laura Di Loreto affronta ogni giorno il tema, essendo motore della rete antiviolenza sul territorio cittadino. Noi sappiamo che la violenza sulle donne è un problema maschile e quindi se non aiutiamo questi uomini a riconoscere, a rendersi consapevoli che quei gesti non sono normali ma sono pericolosi, sono anche dei reati, non riusciremo mai a sconfiggere. IQAV, questo è l'acronimo nazionale che ha deciso il Dipartimento, esistono già sul territorio nazionale. In Abruzzo attualmente ce n'era uno solo, che era a Pescara, e quindi il Dipartimento ha cercato di ampliarne attraverso la progettazione con la Regione. E poi si inizierà la presa in carico. Anche la presa in carico qui è come un po' la volontarietà della donna che si rivolge al centro antiviolenza. Ci si può rivolgere anche semplicemente se si riconosce di essere aggressivi verbalmente, emotivamente. Ovviamente la legge cosa prevede? Prevede anche che in caso di reati riconosciuti, chi fa questo tipo di percorso può avere un alleggerimento della pena. L'assessore Chiara Zappalotto è sempre stata sensibile ad argomenti come questi. Tantissime istituzioni che ogni anno sottoscrivono il protocollo istituzionale nei giorni in cui si ricorda l'importanza della lotta contro la violenza di genere, e quindi a novembre abbiamo sottoscritto il protocollo istituzionale, e arriva a completamento di questo percorso che noi dobbiamo fare a sostegno delle donne e quindi anche rieducando gli uomini che commettono violenza.